Don Luigi, grazie. Grazie per averci raggiunti. Vorrei chiedere a tutti una grande cortesia. Comandatevi qui. La grande cortesia che voglio chiedere a tutti. Mi scusi? Vi prego, si parli sempre meno di Luigi Ciotti, perché io rappresento un noi, non un io. Vi prego. Se siamo in tanti è perché si è costruito un noi. Ve lo chiedo per cortesia. Siamo venuti qui tutti. Mi scusi. Siamo venuti qui tutti. Anch'io sono tornato a Foggia per affetto. E riconoscenza a Foggia e alla Puglia. Perché la Puglia e Foggia ha la forza di ribellarsi. Perché io qui ho conosciuto una terra di profonda umanità e di risorse umane straordinarie. Qui ho conosciuto tante persone di grande valore e quindi mi sembra importante sottolineare le positività, i valori che questa terra ha. Secondo, l'invito tutti. Siamo chiamati tutti a stare vicino alla vita delle persone. E stare vicino alla vita delle persone significa starci dentro, metterci nei panni degli altri. Noi non possiamo stare zitti di fronte alle sofferenze sociali, ma soprattutto non possiamo stare inerti. Ci vuole il coraggio ad avere più coraggio. Tutti, nessuno escluso. Allora, vi prego, dobbiamo sentire questa forza dentro ciascuno di noi. La debolezza e la forza vanno tenute insieme. E perché questo sia possibile è necessario che chi è più forte sappia chinarsi, sappia mettere la propria forza, la propria passione, il proprio impegno al servizio dell'altro, al servizio delle persone più fragili. E allora sì. Amici, parliamoci chiaro,
ci servono azioni chiare, ci servono parole autentiche, misurate, inequivocabili. Ci servono parole per dire no alla violenza in tutte le sue espressioni. Ma abbiamo bisogno di parole capaci di esprimere a un tempo il dolore. Il dolore. Il dolore. È stato ucciso il 2 gennaio una persona. Abbiamo toccato con mano e ci ha scavato anche questa sera ad ascoltare dei familiari, ci scava qualcosa qui dentro. Allora parole capaci di esprimere a un tempo il dolore, la compassione, la condanna, ma sempre anche la speranza. Oh, la mafia più pericolosa è la nostra lentezza, è la burocrazia, è il nostro parlare a volte a vuoto, è il nostro promettere e non fare. La mafia pericolosa è la mafia delle parole. E quante parole abbiamo sentito? Promesse, proclami. E poi la mafia delle parole è la più pericolosa, è la più pericolosa, è la più pericolosa. Oh, è necessario un cambio di rotta nella chiarezza che senza responsabilità collettiva, responsabilità collettiva, non è dato un futuro. Non c'è futuro se non uniamo tutte le nostre forze degli onesti per diventare una forza. Allora noi siamo qui, voi siete qui, non c'è uno che ha convocato. Questa non è una manifestazione, questa è una mobilitazione, perché ognuno di noi deve metterci la sua faccia, deve con la sua faccia dire da che parte sta. Non è una manifestazione, è una mobilitazione. Allora qui, per porre, lasciatemi dire un'espressione, ancora una volta, le fondamenta di un modo nuovo di abitare le nostre realtà. Ma in tutta Italia che si devono mettere oggi le fondamenta di un modo nuovo per abitare i nostri territori. Non è un problema di Foggia, è un problema della nostra Italia. Perché in Val d'Aosta la mafia è che mafia, è in Piemonte, è in Liguria, è in Lombardia, è nel Veneto, non c'è regione d'Italia che può considerarsi esente. Ma qui siete in tanti a dire basta, che magari da altre parti non è così. Siate orgogliosi di essere pugliesi e per chi di qui foggiani. Siate orgogliosi di tutto questo. No! Qui si vive e si sente
lasciatemelo dire, uno spirito nuovo. Io vi devo ringraziare e lasciatemi un saluto particolare. Guardate, non c'è retorica nelle parole, ma il mio grande affetto, stima, riconoscenza alla magistratura, alle forze di polizia. Nessuno dica che lo Stato, rispetto alla lotta alla mafia, alla corruzione, non c'è stato negli ultimi anni, perché qui c'è stata questa risposta. C'è altre risposte che non sono state fatte, ma questa sì. Ma oh, la terribile malattia è che molti pensano che si possa delegare solo e sempre in una direzione. Vi prego, allora qui si vive e si sente uno spirito nuovo. Non venga meno il guardare e andare avanti. La sfiducia non può prevalere sulla speranza. È la speranza. Io che sto vedendo questa immensa presenza di migliaia di persone, vi prego di credere. Senti la bellezza di tutto questo. Siamo venuti qui tutti insieme, insieme, per disinnescare la miccia della paura. Perché c'è questa miccia della paura. Perché quei gesti, quelle violenze, è umano che creino fatica, che creino paura. Ma l'essere in tanti è per dire che insieme vogliamo disinnescare questa miccia della paura, della rassegnazione e della delega. Che guardate, la cosa più pericolosa, il pensare che tocca sempre altri fare. Lo so che non è semplice, ma siamo venuti qui tutti insieme per riportare al centro della società questa, i valori positivi, profondi. E perché questo avvenga è necessario agire tutti insieme, tutti insieme. Oh! Dobbiamo interrompere la tendenza, occhio, dobbiamo interrompere la tendenza al lutto prolungato, questo lutto prolungato di quelli che dicono intanto le cose non cambieranno mai. Eh no, le cose cambieranno se anche noi di più facciamo la nostra parte. Vi prego, la nostra parte, la nostra parte. Mi permetto umilmente di dire che non sono ammesse, scusate il linguaggio, non sono ammesse diserzioni. Perché questa è una scelta tra la vita e la morte. Le mafie, la corruzione sono parassiti che vivono a nostre spese. Dunque sono agenti di morte. Non è ammesso. Non è ammesso tirarsi indietro.
indietro, ma neanche dobbiamo permettere atteggiamenti ambigui, subdoli, e non dobbiamo permettere due parole che si respirano, i neutrali, quelli neutrali che dicono che loro sono neutrali e stanno alla finestra a guardare invece di sporcarsi le mani per il cambiamento, per amore verso la nostra città, il nostro paese. Ma state attenti anche alle male lingue, le male lingue, quelli che giudicano, che criticano per partito preso, per partito preso. I neutrali e i mormoranti sono quelli che stanno sempre zitti, ma poi nei salotti e nei vari luoghi giudicano, pettegolano, semplificano e fanno i giochi che non devono essere fatti. La speranza è un diritto, ma anche un orizzonte di una politica. Oh, un orizzonte di una politica seriamente impegnata nella promozione del bene comune. La politica, se non fa, tradisce la sua essenza. Non è politica. Mi ha fatto piacere, io non ho nessun titolo per dire questo, ma se vi permettete mi ha fatto piacere vedere tanti sindaci, tanti amministratori, tante persone impegnate nella politica. Io vi sarò vicino se fate le cose giuste, ma il giorno in cui non si fanno le cose che a parole si dicono, io sono dall'altra parte. Dall'altra parte, perché questo è importante. Ma sarebbe sbagliato come qualcuno fa, il distinguere per non confondere, perché è troppo facile sempre semplificare. Dobbiamo diventare capaci di riconoscere uomini, donne, giovani impegnati nella politica al servizio del bene comune da mascalzoni che fanno altro, ma dobbiamo sapere distinguere, perché se no non aiutiamo il nostro paese. E guardate, di belle persone che vivono questo servizio le trovate in modi trasversali. Ma la politica, se non promuove il bene comune, tradisce la sua essenza. Lo dico a voi, fatevene portavoce. La politica, non lo dico qui, lo dico rispetto al paese perché mi fa male. La politica esca dai tatticismi e dalle spartizioni di potere, riduca le distanze sociali e si lasci guidare dai bisogni delle persone. Questa è la politica, questa è la politica. Sentite, vi prego. Certo il diritto alla sicurezza, certo il diritto alla sicurezza, ma io con voi vorrei gridare con forza la sicurezza dei diritti,
la sicurezza dei diritti, non solo il diritto alla sicurezza. Allora, non usciremo mai fuori. Sono 165 anni che in Italia parliamo di mafia. Aspetta, ti spiego perché. Per una ragione molto semplice. E siamo qui per sentire questo morso del più. E guardate che non possiamo dimenticare i passi in avanti che sono stati fatti. Ieri come oggi. Perché sarebbe un altro errore dire che non si è fatto delle cose. Non è vero. E ci siamo in tanti su questa piazza perché si sono fatte delle cose. Prima di arrivare qui, arrivavo da Palermo, sono andato a Acquaviva delle Fonti a inaugurare un bene confiscato dato al comune che con la diocesi ne ha fatto un servizio per la gente. E quella legge per l'uso sociale ha visto nel 96 un milione di firme di cittadini che con Libera, che è un coordinamento di associazioni, l'abbiamo costruita insieme quella legge. E anche se siamo piccoli, se siamo fragili, se uniamo le nostre forze diventiamo una forza. Allora forza, non scoraggiamoci, ma noi non vogliamo tanto parlare di lotta alle mafie e alla corruzione, certo che ne parliamo, e ringraziamo voi, voi ringraziamo. Vorrei parlare che il nostro impegno è la lotta per la giustizia sociale. Perché se non si lotta per la giustizia sociale non se ne uscirà mai fuori. È 164 anni che parliamo di mafia. Il lavoro, la scuola, la cultura, le politiche sociali, i servizi per le persone. Aveva ragione Giovanni Falcone, che un giorno disse: la lotta alla mafia è una lotta di civiltà e di legalità. Basta fare della legalità l'idolo del paese. Molti hanno scelto la legalità, però hanno scelto quella maleabile e quella sostenibile. Molti si nascondono usando la legalità come un lascia passare. Voi mi insegnate che la legalità non è l'obiettivo, è lo strumento, è il mezzo necessario per raggiungere l'obiettivo che si chiama giustizia sociale. E allora deve essere chiaro tutto questo. Perché abbiamo avuto persone che nel nome della legalità hanno fatto anche associazioni mafiose. E allora non basta la legalità, amici, se manca la giustizia sociale. La giustizia sociale è la base del progresso, della crescita umana. Io ho un sogno che un giorno, spero vicino, non si parli più di uno strumento che è stato in questa emergenza importante, ma è il mio sogno che ci sia un giorno vicino in cui non si parla più del reddito di dignità, di cittadinanza, ma si parla del lavoro per tutti. Il lavoro per tutti. E lasciatemi dire che le tre grandi povertà oggi in Italia, semplifico, sono i poveri, i migranti, e la terza grande povertà del nostro paese sono
i giovani, perché vengono impoveriti, sono impoveriti, e i nostri ragazzi invece sono meravigliosi. Non prendiamoli in giro, hanno bisogno di avere delle luci e ci stanno dando delle lezioni di vita. Io sento la responsabilità. Mafia e corruzione non possono nulla contro la forza di una comunità solidale che unita difende la libertà e la giustizia, come abbiamo fatto questa sera, perché in modo uniti difendere la libertà e la giustizia vuol dire difendere la vita. La vita, abbiamo camminato per la vita, abbiamo camminato per la vita. E allora c'è un libro che ci dà le istruzioni. Vi prego, c'è un libro che spero che tutti abbiate. Scusatemi, che ci dà le istruzioni sul da farsi. E questo libro si chiama Costituzione. La nostra Costituzione. Lì c'è scritto quello che dobbiamo realizzare per diventare un paese demafiosizzato. Mi piacerebbe che in molti comuni all'entrata, una volta si metteva contro le cose nucleari, mi piacerebbe, con le giuste verifiche delle prefetture, delle questure, della magistratura, che si possa entrare con scritto paese demafiosizzato. Perché è un segno, con le giuste verifiche, una democrazia del lavoro abbiamo bisogno. E saluto i sindacati che in massa sono venuti. Il lavoro, la difesa della dignità delle persone. L'altro giorno mi è stato mandato in dono una piccola bottiglietta con i pomodori, ma il marchietto è una meraviglia. Il marchietto di quella bottiglietta con i pomodori c'è scritto De Cap, che vuol dire no al caporalato, la scelta di una lotta e pagare quindi in modo giusto, dare la dignità ai lavoratori, alla nostra gente, ai migranti, ma anche la dignità dei nostri contadini. Dei nostri contadini. Ma guardate che cose belle! Qui, qui. Allora la nostra Costituzione. Sentivo, sindaci, la prossima volta che torno mi piacerebbe vedere all'entrata della città, del paese, comune demafiosizzato. Ecco allora, e chiudo. Io ho lavorato tanto tempo, ringrazio il vescovo, ho visto dei vescovi mescolati in mezzo alla gente. Era questo il nostro senso. Io avevo supplicato di non parlare, ve lo devo dire, avevo chiesto di non parlare. Poi mi hanno detto no, devi almeno parlare, perché non ci sono bisogno di parole. Oggi avete parlato voi camminando insieme, con la vostra faccia, l'essere qui, sono questi i segni importanti. Ma c'è un regalo che ci fa Papa Francesco, grande Papa, immenso, che parla a tutti, che parla a tutti, ma attenzione cosa dice, il comandamento non uccidere non riguarda più solo gli atti di violenza diretta.
vendetta contro il prossimo, ma anche forme di violenza indiretta, di umiliazione, di riduzione di persone a merce, a cose. Guardate che non uccidere non è solo quando si spara, quando si fanno saltare le persone in aria, c'è una violenza indiretta. Allora non rendiamoci complici, lottiamo perché non vengano umiliate la dignità, la libertà, la vita delle persone. E infine, questa è una terra su cui alleggiano grandi spiriti. Padre Pio qui a qualche chilometro, ma non posso dimenticare Di Vittorio, che ha significato la lotta per i lavoratori, per quei diritti. Ma lasciatemi chiudere con un grande amico per il quale pugliese si è aperto il processo di beatificazione, a me molto caro, Don Tonino Bello. E Tonino Bello un giorno ci ha detto queste parole: non perdetele, facciamo le nostre. Ha detto: sono convinto che il senso della vita, dell'amicizia, della giustizia non si trovano in fondo ai nostri ragionamenti, ma sempre in fondo al nostro impegno. Allora auguri a tutti. Aspetta. Auguri a tutti, ma vi prego, tocca a noi andare incontro al futuro, non attenderlo, ma soprattutto impariamo, io e voi, io piccolo piccolo, ma insieme possiamo fare tante cose nel nostro paese che amiamo, che si chiama Italia. Impariamo tutti però a guardare un metro oltre l'orizzonte.